I soldi fanno la felicità? Questa ovviamente è la domanda da un milione di dollari. Ci sono veramente opinioni totalmente discordanti rispetto a questa domanda. E oggi voglio leggerti un piccolo, diciamo, una piccola citazione da questo libro, nuovamente l'Almanacco di Naval Ravikant. Nel frattempo ho terminato la lettura, è un libro bellissimo, pieno di spunti. Oggi parlo di questo, anche domani farò una nuova pillola su questo, su un altro concetto e poi basta. Diciamo che il lavoro su questo libro è terminato. Allora, leggiamo riguardo la felicità, i soldi, eccetera. Una mente calma, un corpo sano in forma e una casa piena d'amore. Queste cose non si possono comprare, occorre guadagnarle. Ho voluto leggerti questa piccola citazione perché nel mondo di oggi siamo sempre presi dalla fretta, in questo mondo frenetico, e ci concentriamo sulle cose che ci mancano e spesso ignoriamo le cose che forse già abbiamo e quali sono le cose importanti a cui dovremmo davvero ambire. Anche perché ti leggo l'inizio del paragrafo successivo che tratta proprio la felicità e dice: le tre conquiste più importanti della vita sono ricchezza, salute e felicità. Cerchiamo di realizzarle secondo quest'ordine, ma il loro grado di importanza è inverso. E infatti possiamo guardarci attorno come la maggior parte delle persone veramente sia alla ricerca, in qualche modo ambisca alla ricchezza e si dimentica che esistono anche cose veramente importantissime, altre cose come ad esempio la felicità o, come scrive lui, una casa piena d'amore, e sono cose che effettivamente non possiamo comprare. Per cui è vero che i soldi possono aiutare in maniera veramente esagerata la nostra vita, perché abbiamo un problema, sì, diciamo che molti dei problemi che ci troviamo ad affrontare con i soldi possono essere risolti, o perlomeno possono essere affrontati in maniera più serena, perché ti si rompe la macchina e non hai soldi per sistemarla, devi andare a lavorare, diventa un problema molto molto importante. Se i soldi non sono più un problema perché ne abbiamo a sufficienza, diciamo che buona parte dei nostri problemi è risolta, ma ci sono tutti gli altri problemi da risolvere, come appunto trovare ad esempio la donna o l'uomo della propria vita, mantenersi in forma per avere una buona salute, condividere ciò che si ha con le persone che abbiamo attorno, con le persone che meritano e ci danno il loro affetto ad esempio. E troppo spesso ci si concentra solo sul raggiungimento dei soldi per poi rendersi conto che non era ciò di cui avevamo bisogno, perlomeno non era l'unica cosa, e in tutto ciò è passato tanto tempo. Tanto più che nel proseguo di questo libro, ora non mi ricordo esattamente dove, però fa una sorta di affermazione, ovvero dice che quando siamo giovani abbiamo tantissimo tempo ma pochi soldi, crescendo iniziamo ad avere soldi ma non abbiamo più tempo, e crescendo ancora di più, quindi invecchiando, avremo soldi, avremo volendo tempo, ma non avremo più la salute. E quindi è sempre un cercare di bilanciarsi, e quindi è importante identificare quali sono le cose che veramente sono importanti per noi e concentrarci per realizzarle. Quindi oggi chiediti: cos'è per te la felicità? Quali sono le cose a cui dai importanza nella vita? E chiediti se effettivamente gli stai dedicando il giusto tempo, perché troppe volte, ed è una cosa abbastanza purtroppo data per scontato, e è una cosa in cui tutti cascano, tra virgolette, perché se ci pensiamo attentamente, ci riflettiamo attentamente, ci rendiamo conto che le cose più importanti della nostra vita spesso sono cose a cui non dedichiamo assolutamente tempo. Ad esempio, dedichiamo tantissimo tempo per il lavoro, ma non è una priorità della nostra vita nella maggior parte dei casi. Ad esempio, invece, i nostri affetti, i nostri genitori, il tempo che passiamo con gli amici, con i figli, eccetera, è una cosa, personalmente la ritengo importantissima, però non ci dedichiamo le giuste attenzioni e il giusto tempo. Ed è veramente difficile, ripeto, bilanciare il tutto. Quindi oggi ti chiedo: che cos'è per te la felicità e gli stai dedicando abbastanza tempo? Mi piacerebbe mi facessi sapere nei commenti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ti voglio portare a una riflessione. Ripensa agli anni passati, veramente da qui a fin quando ricordi, e chiediti: quali sono i momenti più belli che ricordi? Io credo che la maggior parte delle persone possa rispondere tranquillamente: il tempo passato con i parenti, i genitori, i figli, insomma tutto il tempo dedicato alle relazioni personali. Eppure, ripeto, oggi il tempo che dedichiamo alle relazioni personali è veramente poco, e lo dedichiamo a tutt'altro, a cose che sì possono essere importanti, ma non dovrebbero assolutamente, diciamo, coprire e annullare il tempo da dedicare a quelle cose che invece fanno veramente la differenza. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!